Salve a tutti, bentornati nel canale. Io sono Frank Hortzman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi finalmente siamo qui per fare stilare la classifica dei gruppi, la classifica power e melodic metal. Che cosa andiamo a classificare qui? Tutti i gruppi o power metal o comunque sia melodic death, melodic, insomma symphonic, tutti i gruppi che comunque non fanno parte del power metal, ma comunque sia hanno una componente melodica o sinfonica. Quindi lo so che ho creato un hype incredibile per la classifica black metal, purtroppo regà c'è da fare un lavoro enorme, perché per la classifica black metal ci sono tipo il doppio degli album che ho preso in considerazione per questa, e sono tipo, questi sono quasi 20 album. Ci ho messo un botto solo per questa, immaginatevi per quella black quanto ci posso mettere. Bando alle ciance, cominciamo subito che già prevedo un video lunghissimo. Allora, partiamo con best singolo e best EP. Su questo non dirò niente, farò solo un ve li nomino. Come best singolo abbiamo quello di Neo Bliviscaris. Best EP abbiamo quello di Bardo Magno. Secondo, l'EP dei Gremisi. E come primo, quello dei Manowar, che ho amato alla follia. Proprio vorrei parlarvene di questo, ma ho fatto un post su Instagram, andate a vederlo, è un po' vecchio, però se volete ulteriori informazioni sul post, sull'EP dei Manowar, andate su Instagram, così almeno mi seguite anche lì. Allora, cominciamo con i gruppi che non sono entrati nella top 10, però ci tengo a specificare che questi gruppi che sto per nominare non sono entrati nella top 10, ma è come se fossero l'undicesimo posto, 11, 12 e quant'altro. Special mention prima di tutto va agli Evergrey. Ci tengo a specificare che lo prendo come esempio perché praticamente me ne sono accorto tardissimo che era uscito questo album, A Heartless Portrait, e appunto non rientra in classifica perché non ho avuto modo di ascoltarlo. Ho dato giusto un ascolto rapido e posso dire che Save Us rispecchia tutto quello che gli Evergrey hanno creato fino ad ora. Purtroppo c'è questo limite che non ho ascoltato tutto, quindi vi farò una classifica in base agli album che io ho ascoltato e che posso classificare. Sono usciti altri album? Sì, alcuni non li ho ascoltati, non ve li posso mettere in classifica. Purtroppo non sono onnipresente, anche perché ho ascoltato molto più black metal quest'anno, per cui... Signori, questa è una strage, ve lo dico. Questa è una strage. L'undicesimo posto è una strage. Come primo troviamo, come primo gruppo, primo album, troviamo The War to End All War dei Sabaton. Che cosa è andato storto? In realtà niente. Fatto sta che questo gruppo, secondo me, a parere mio, dovrebbe stare molto più in alto. Quindi che è successo con questo album? È successo che The War to End All War è come se fosse il fratello minore di Great War. Sono poche le canzoni che mi piacciono veramente tanto, ed è come se fossero state scritte 20 canzoni per fare Great War, un album sulla Prima Guerra Mondiale, e poi fossero state splittate in due album separati, perché sono state scritte appunto troppe canzoni per un album, quindi hanno deciso di farne due. Ora non lo so se è così, però è come mi dà come questa sensazione, vi dico la verità. È quindi un flop quello di Sabaton? No, non è un flop, è comunque un buon album, ma conosco il potenziale di Sabaton e so che possono fare di meglio. Diciamo che non è il primo album che non mi piace, in realtà questo mi piace, ma non a livelli stratosferici. Però ecco, appunto, venendo da Great War io mi aspettavo molto di più, molto di più, veramente tanto di più. Comunque, non è da buttare effettivamente come album, perché comunque contiene Soldier of Heaven, Christmas Truce, Lady of the Dark, che a parere mio sono canzoni bellissime e spero prima o poi di sentirle live.
quando avrò modo di vederli di nuovo. Altro gruppo che non rientra in classifica sono gli Alestorm con Seventh Room of the Seven Room. E che vedevo di? Che vedevo di? Anche a loro, che è successo? Che praticamente non tutte le ciambelle escono con i buchi. Ma questo non vuol dire che sono immangiabili, perché se noi diamo un morso a quella ciambella senza il buco, ci rendiamo conto che il sapore è sempre quello e di fatto è anche buono. Fatto sta che comunque quella ciambella non ha quel sapore che ti fa gridare al miracolo culinario e vorresti mangiarne a bizzeffe. È un album molto bello, contiene un sacco di canzoni stupende, stile Alestorm, in perfetto stile Alestorm, un folk piratesco, 8 bit molto caciarone, insomma, come abbiamo sempre conosciuti. Però non è un album che ti fa gridare al capolavoro, come è stato Curse of the Crystal Coconut. È un ottimo album, anche se comunque non è entrato in classifica, e veramente ci è mancato poco, ma tanto così è, ve lo dico. Comunque, degne di nota ci sono canzoni come P.A.R.T.Y., Under a Black Ned Banners, Cannonball e la mitica Wooden Leg parte 3. Spero con il tempo di poterlo apprezzare di più, perché secondo me questa volta sono stato molto cattivo e non se lo meritavano, ma conosco il loro potenziale e so che gli Alestorm sono in grado di farci emozionare con i loro testi e farci ballare con le loro canzoni. Altro album che non rientra nella classifica è Survive degli Stratovarius. Qui la situazione è un po' diversa. Apprezzo che siano stati in grado di rimodellare il loro sound per renderlo più moderno, per stare al passo con i tempi e reggere botta appunto con i nuovi gruppi che stanno uscendo nella scena. Però dell'album che cosa ricordiamo effettivamente? Lo dico io, solo Survive. Per il resto sono canzoni molto belle, ma quasi anonime, se così vogliamo dire. L'ho ascoltato più volte, sinceramente l'album è carino e ascoltabile, ma manca sempre qualcosa. Manca quella scintilla che mi fa dire, cavolo, quest'album è fenomenale. Signori, io vi ricordo che stiamo parlando di un gruppo che ha scritto la storia del power metal. Se sono così, diciamo, cattivo, tra virgolette, è proprio per questo motivo. È un album molto bello, mi sento anche in dovere di consigliarvelo, infatti, se no non ve l'avrei neanche messo qui. Ma dopo 2-3 ascolti siete lì e dite, vabbè, bello, bello come album, ma non è un album che voglio riascoltare fino alla morte. Insomma, questo è il discorso, la conclusione del discorso. Bene, forse, apprezzo comunque il fatto che abbiano modernizzato il loro sound rimanendo coerenti con la loro carriera. Qui mi prenderò anche qui un sacco di insulti. Altro album che a parere mio non entra in classifica è The God Machine dei Blind Guardian. Anche qui lo stesso discorso degli Stradivarius, però forse la situazione è un po' diversa. Quello dei Blind Guardian è un ritorno al passato. Più o meno parliamo degli anni 90, quando Imagination from the Other Side praticamente bullizzava qualsiasi album provava ad affacciarsi nella scena. Prima che venga frainteso, l'album è comunque stupendo. È un album che meritava di essere nominato qui, ma avendo conosciuto i Blind Guardian in tutte le loro salse ed avendo vissuto la loro evoluzione completamente, con questo album io almeno ho un rapporto di amore ed odio. Ora vi spiego, cercherò di spiegarvi il perché. Come vi ho detto, io i Blind Guardian li ho vissuti. Ho vissuto la loro evoluzione, conosco tutta la loro discografia e ho amato la loro evoluzione, che hanno avuto con il tempo appunto. L'album in sé per sé mi piace, non voglio essere frainteso, ma quello che mi sto chiedendo, c'era veramente il bisogno di tornare indietro nel tempo? Certo, lo fanno maledettamente bene, perché comunque sia i Blind Guardian sono intramontabili, regà. Io ve lo dico, hanno comunque sia di loro, io di loro amo la voce di Anzir, che voglio dire, la chitarra di André, che sono due fattori che hanno reso il sound dei Blind Guardian unico ed inimitabile. Però io vi dico la verità,
Io non sono nostalgico di quegli anni, anche se comunque sia li amo. E vi dico che comunque sia amo tutta la discografia dei Blind Guardian. Ho amato anche le ultime uscite, che comunque sia portano una ventata di aria fresca, mantenendo integro il loro sound. È un album, questo è un album per i nostalgici. Io purtroppo non lo sono, raga, mi dispiace. E qui finalmente arriva un album che io sinceramente avrei voluto inserire nella top 10. Purtroppo non ce l'ho fatta. Io appena l'ho ascoltato ho detto: questo è un album che entra nella top 10 di quest'anno. Raga, non ci sono riuscito, mi dispiace Lore. Arrivi all'undicesimo posto con Abraxas. Io ancora mi sto chiedendo come Abraxas non sia riuscito ad entrare in classifica. Questo è un lavoro con i controcoglioni. Questo è veramente un lavoro con le palle enormi. Voi non avete idea della prima volta che l'ho ascoltato. Io ho mandato un messaggio a Lorenzo in cui mi complimentavo, ma non avete idea di quanto ero fomentato. Anzi, ve lo faccio sentire. Allora, hai cacciato fuori un album della Madonna. Questo io ci vado in fissa proprio. Questo ci vado a rota. Questo ci vado proprio a rota, ma te manco te lo immagini. Questo è proprio da top 10 album non black. Che sto pensando fa a fine anno la classifica per gli album black e per gli album non black. Perché se metto tutto insieme, porco zio, faccio la classifica solo black metal. Però ti posso giurare che, oh, cioè, io hai tirato fuori una cosa incredibile. L'album è fenomenale. La canzone Abraxas, secondo me, è la migliore e sprigiona tutto ciò che è la personalità degli Asurian. Ovviamente una special mention va a Journey of the North e My Blue Engram, che sulla carta sono due canzoni diametralmente opposte, ma come vi dissi appunto nell'intervista che feci proprio a Lorenzo agli esordi del canale, questi due generi riesce a metterli insieme senza farli gozzare, e probabilmente ci poteva riuscire solo lui. Lore, per favore, lo sai di che sto parlando? Te prego, trova un modo. Allora, entriamo finalmente nella top 10 degli album melodic e power metal di quest'anno. Decimo posto, probabilmente non lo conoscete, il gruppo si chiama Terra Atlantica e l'album in questione è Beyond the Borders. Vi dico la verità, mai, e dico mai, mi sarei aspettato di mettere loro alla decima posizione. Stiamo parlando di un album power metal fatto veramente bene. Quest'album contiene i ritmi giusti, un cantante che sa il fatto suo, dei ritornelli che fomentano e ti fanno dire: ma quanto è bello il power metal. C'è niente da fare quando sentite una cosa del genere. Quando arrivate a dire quanto è bello il power metal, vuol dire che l'album che state ascoltando è fantastico. L'album contiene comunque un sound che ricorda molto lo stile dei Rhapsody of Fire, dei Dionysus, dei Freedom Call e dei Derdian, modernizzato, se così vogliamo dire. Ora però potete venirmi a dire: allora, perché hai blastato quel gruppo sulle storie di Instagram che portava un sound power metal dei primi anni 2000? Ok, ora vi spiego bene. Continuerò a non nominarvi il gruppo, però ve lo spiego. Perché prima di tutto sembra una cover band di Rhapsody of Fire. Primo, e mi è stata data la conferma dopo averlo fatto ad ascoltare alla regia. Tu sai. Secondo, si può ricercare quel tipo di sound modernizzandolo. Non so se mi sono spiegando. Rendendolo più attuale. Ed è ciò che praticamente hanno fatto i Terra Atlantica, secondo me. Il tipo di power metal che ci propongono è molto classico, molto basic, però anche in questo caso
è una cosa facile, se la si sa fare bene, può venire fuori una qualcosa di mostruosamente bello. Questo è l'esempio che non per forza vanno fatte cose difficili per sfondare. Se si sanno fare bene le cose facili, si riesce a ricreare qualcosa di memorabile. Tanto di cappello, signori, per i Terra Atlantica, per questo album e soprattutto anche per la scelta del concept. Signori, mostruoso. Al nono posto abbiamo una band locale di qui, proprio di Roma. Abbiamo i Dragon Hammer con Second Life. Allora, qui abbiamo un altro esempio di come le cose facili, se fatte bene, vengono meglio di chi cerca di fare le cose maledettamente difficili. Come dice il nome di questo album, questa per i Dragon Hammer è una seconda vita. Con questo album sono riuscito a far coesistere il passato con il presente, con una nuova lineup che può contare sulle colonne portanti del gruppo come Gaetano e Giulio, ma con nuove persone ma già note nella scena romana come Alessandro e Mattia. Questo è un lavoro enorme che riesce a catturarci sia con il sound che con il concept. Vi dico di più, Mattia è stato talmente bravo a sostituire Max e io, signori, veramente questa cosa non me l'aspettavo, perché a me Max mancherà tantissimo la voce. Io li ho conosciuti con loro, cioè li ho conosciuti con lui, mi dispiace veramente tanto, sarò di parte, però Max per me alla voce di Dragon Hammer era tanta roba. Però vi devo dire che la voce di Mattia è perfetta per fare power metal che ci stanno proponendo. È bravissimo, è fenomenale, imparerò ad amare anche lui. È comunque sia un mix, come ho detto prima, un mix di elementi vecchi e nuovi. Ha un sound molto classico nel power metal, ma è fatto bene, è fatto bene. È questo il discorso. È al passo con i tempi, nonostante sia un sound molto datato, se così vogliamo dire, obsoleto. Però è fatto bene, quindi non è così obsoleto. Ben fatto, signori, questo è un album che comunque sia ridà valore a un sound che sembrava essere superato, ma avete dimostrato che questo sound ancora sa il fatto suo e può dire qualcosa. Un sound che nel 2022-2023 può ancora funzionare nonostante io dica di no, ma può funzionare solo se appunto è fatto bene e ci si mette passione come avete fatto voi. Comunque, complimenti, raga, perché veramente non era per niente facile, eh? Non era proprio per niente facile fare una cosa del genere. Per questo che ho voluto premiarvi. All'ottavo posto troviamo... eccoci qui. Questo è il primo album non power metal che nomino in classifica. Abbiamo il Melodeath dei The Halo Effect con Days of the Lost. Allora, il fatto di avere Michael Stein alla voce ha dei pregi e ha dei difetti. Per quanto riguarda, secondo me, l'unico difetto, se così vogliamo dire è un difetto, è che Days of the Lost, almeno a primo ascolto, anzi, forse anche di più, forse anche attualmente, dopo che l'ho ascoltato parecchio, sembra come se fosse un nuovo album dei Dark Tranquillity. In realtà nei Dark Tranquillity c'è veramente poco a parte la voce. Quest'album contiene praticamente tutta la base del Göteborg Sound. È semplice, pulito, riesce ad essere un melodeath molto basic, molto tranquillo, molto ascoltabile, se così vogliamo dire. E il bello è che non è presente il tastierista nella formazione ufficiale, e comunque la tastiera si sente che c'è. I The Halo Effect sono già una garanzia. Nonostante questo sia un album di debutto, loro hanno già suonato a Wacken come headliner. Io che vedevo di più, cioè, questi so, al loro debutto già hanno suonato a Wacken. È vero che ci sono praticamente tutti gli In Flames, ex In Flames, cioè Michael. E se non voglio dire, se non lo sanno fare loro, il Melodic Death, chi è che lo sa fa? Cioè,
Concludo dicendo che non mi aspettavo che questo album entrasse in classifica, vi dico la verità. L'ho inserito per il rotto della cuffia, dopo averlo ascoltato a fondo negli ultimi giorni di dicembre. È un album veramente che merita. Se vi piace il Melodic Death, andatelo ad ascoltare. Allora, e qui signori, abbiamo una colonna portante del power metal. Al settimo posto troviamo A Paranormal Evening with the Moonflower Society degli Avantasia. Ma io, più di dirvi che se dovessi trovare il volto del power metal, probabilmente vi direi che è proprio Tobias Sammet, signori. Tobias Sammet, è incredibile quello che riesce a partorire la mente di questo straordinario uomo, di questo cantante. Lui, signori, è un sognatore e questo rende le sue canzoni, le sue creazioni uniche ed inimitabili. Quando fu annunciato l'album, io ho avuto paura che sarebbe stato una brutta copia di Moonglow. Vi dico proprio la verità, perché la copertina era molto simile, molto simile. Ho avuto questa convinzione fino all'ultimo giorno, fino al giorno appunto dell'uscita, e vi dico di più, non avevo neanche l'hype per questo album. È cambiato il giorno dell'uscita, quando l'ho ascoltato per la prima volta. La cosa appunto che rende unico ed inimitabile e mai scontato soprattutto il sound degli Avantasia sono le collaborazioni. Una cosa che nessuno potrà mai, e dico mai, prendere degli Avantasia. Il fatto di fare collaborazioni rende il sound degli Avantasia appunto unico, mai ascoltato prima. Diciamo che ecco, Tobias sa come adattarsi in base a chi si trova davanti, sa il potenziale di chi sta accanto a lui per quanto riguarda la collaborazione e si adatta in base al loro potenziale. Questo, signori, è fantastico perché riesce sempre a portare persone nuove e ogni nuova canzone non rischia mai di cadere nel banale. Questo è un album, signori, che porta avanti il sogno che aveva Tobias quando aveva creato gli Avantasia, quello della metal opera. Mi dispiace solo di non averlo fatto salire di più nella classifica, ma so che per i mezzi che ha Tobias, questo è il massimo che gli posso dare, almeno per quest'anno. Spero di non aver dato un'impressione sbagliata, voglio dire, la posizione di questo album non deve sminuire questo lavoro. Il lavoro che c'è dietro, che è in grado di farci emozionare ogni volta. Complimenti veramente a Tobias. Non ne ha sbagliato uno. Ah, bello questo. Al sesto posto, udite udite, abbiamo Pirates, The Vision of Atlantis. Signori, finalmente è arrivato il riscatto dei Vision of Atlantis. Mi dispiace dirlo, mi dispiace veramente dirlo, ma 11 anni fa, quando io li conobbi in apertura al concerto dei Rhapsody of Fire, non fecero una bella figura, non la fecero per niente, e io sono sicuro che tutti quelli che erano a quel concerto hanno fatto fatica ad ascoltare Vision of Atlantis. Sto parlando del concerto appunto in apertura ai Rhapsody of Fire. Io ero andato all'Atlantico a Roma, non avete idea in quel momento di quanto la gente li abbia fischiati. Sinceramente io in quel momento mi sono sentito proprio male per loro. Certo che comunque di acqua sotto i ponti in 11 anni ne è passata, e Pirates è la sintesi di come questo gruppo con il tempo si sia riscattato e sia riuscito a trovare un sound tutto suo, ispirandosi anche a gruppi del calibro The Nightwish. Sì, in questo album effettivamente si sente tantissimo, ma tantissimo, l'impronta dei Nightwish. Questo è il terzo album che parla di pirati in questa classifica, ed è proprio il portare questa tematica in uno stile gothic metal che rende il tutto magnifico. Se vediamo Metallum,
in realtà loro sono classificati power metal. Sapete, io prendo molto sul serio Metallum, per me è sacro. Qualsiasi cosa dice Metallum per me è la Bibbia, però mi permetto di dissentire questa volta. È un sound palesemente gothic metal, sia per quanto riguarda il cantato, visto che invece vede contrapposta la voce femminile di Clementine a quella di Michele Guaidoli. C'è da dire che alcune canzoni seriamente sembra di stare ad ascoltare i Nightwish, come canzoni tipo Melancholy Angel, per esempio, è palesemente stile Nightwish. Non è una copia, è più un'ispirazione però. Questo album sicuramente meritava una posizione molto più alta, sono sincero, ma superato l'hype dei primi ascolti ho ragionato un po' più con la testa e gli ho dato un'altra posizione che a parere mio potrebbe non meritare, ma se andiamo a vedere sopra era difficile metterlo sopra altri album che a parere mio sono... colpa dei pochi ascolti? Probabile. Fatto sta che... ripeto, sopra ci sono album fenomenali e anche questo è un album pazzesco, sicuramente da recuperare se ve lo siete perso. Vi dico la verità, io l'ho recuperato prima di Natale, io ho proprio detto io non faccio la classifica finché non ho ascoltato Pirates The Vision of Atlantis, e infatti rischiava di non entrare. Entriamo nel vivo. Top 5, signori, top 5. Al quinto posto troviamo Circus of Doom dei Battle Beast. Signore e signori, io ve lo dico, penso di essermi innamorato. Questo è un album che ho ascoltato quasi tutto l'anno senza stancarmi. Prima di Circus of Doom io non conoscevo i Battle Beast, anzi... mi spiego meglio, li conoscevo ma non li avevo mai approfonditi, cioè li conoscevo di nome, ecco, in poche parole. Mi sono innamorato follemente, follemente di Nora. Voi non avete idea di quanto io mi sia innamorato di Nora. Le devo chiedere di sposarmi. Raga, veramente c'ho una... Indescrivibile, raga. Penso sia una delle migliori cantanti sulla piazza. Riesce a trasmettere una grinta unica. E signori, ricordiamocelo, questa è una band power metal. E oltre alla grinta, riesce ad raggiungere acuti pazzeschi. Vi giuro, appena la incontro, ve lo ripeto, io appena la incontro le dico di sposarmi. Porca miseria. Allora, parlando del contorno, perché ovviamente la band non la fa solo il cantante, mi piace molto l'atmosfera ricreata in questo album. Sapete, il circo in sé per sé può vantare di avere numerose personalità diverse. Ed è proprio questo che punta a ricreare l'album. Ogni canzone in sé per sé ha una personalità, ha una sua personalità, mantenendo comunque il loro concept sonoro. Il sound è ovviamente molto simile a quello dei Beast in Black, oserei dire grazie al cazzo, sono loro quelli originali. Devo dire che mi piace molto la scelta di usare il pianoforte, proprio il pianoforte, in questo album. Una cosa molto sottovalutata nel metal in generale. Quest'album è un viaggio unico e si riesce ad ascoltare ed apprezzare sin da subito. Complimenti ai Battle Beast, la prossima volta che capitate in Italia sicuramente ci farò un pensiero, visto che l'ultima volta che sono passati avrei potuto andare a vederli, ma non ho avuto le palle di fare la trasferta, vi dico la verità. Quarto posto, signori, un applauso qui perché non era facile, non era per niente facile. Ho avuto molti, ma molti problemi e pregiudizi su questo album, ma poi ho ragionato con la testa. E questa, signori, è... direi che è meritata nonostante molti mi daranno contro. Al quarto posto troviamo Warfront The Windrose. Non sto parlando da fanboy... non sto parlando da fan sfegatato, sto parlando da molto razionalmente. Sapete, io ho fatto il possibile per far salire di più questo album e anzi, vi dirò di più. Quando stilai questa classifica rischiava di non entrare
in top, nella top 10, rischiava di non entrare. Poi mi sono fatto due conti in tasca e ho detto, ma Warfront merita veramente l'ottava posizione? Sì, perché l'avevo messo ottavo. Feci una review anche su Instagram qualche giorno dopo l'uscita e non vi nego che al primo ascolto ho storto il naso. Essendo fan di vecchia data dei Windows, comunque sia, è stato veramente un ascolto difficile all'inizio. Poi ci ho ragionato sopra, ho riascoltato. Ragionandoci mi sono reso conto che questo album, il perché di questo album merita il quarto posto. Perché in poche parole questo è, secondo me, è l'album in cui i Windrose hanno dimostrato una maturità artistica enorme. Hanno dimostrato che per fare questo genere, il dwarf metal, come appunto viene chiamato da loro, non devono essere per forza canzoni caciarone ballabili. Cioè, lo sono, perché lo sono in questo album. Però troviamo comunque sia un sound molto più calmo, molto più pacato, molto più mite, molto più ragionato. Un sound che, nonostante la calma, riesce a rendere giustizia alla nobile razza dei nani. Nonostante non ci siano canzoni memorabili in questo album, c'è da dire che è un album che si ascolta tranquillamente, tutto di un pezzo, e soprattutto non è uno di quegli album che dopo un po' di ascolti stufa. È un album sempre verde che si ascolta, cioè che si riesce ad ascoltare tranquillamente e ancora sembra non avermi stufato. È proprio questo il motivo per cui entra in classifica. Fatto sta che comunque i Windrose da Warden of the West Wind non ne hanno toppato uno, signori. Vi voglio far ragionare su questo. I Windrose da Warden of the West Wind non ne hanno toppato uno. Fantastici. Fantastici, regà. Grandi. Top 3. Io qui sono sicuro. Al terzo, io adesso mi prendo tutto il flame, tutto il flame di qualsiasi persona sulla terra. Al terzo posto troviamo, ecco che arriva il flame, i Victorious con Dinosaur Warfare parte 2, The Great Ninja War. Sono pronto per il flame. Se no, non l'avrei mai messo al terzo posto. Che vedevo di... Io spero che qui veramente nessuno di voi mi voglia male per aver messo i Victorious al terzo posto. Però se penso che fino al giorno in cui stavo stilando la classifica, la terza posizione, questo album la vedeva col binocolo. Eppure io sono qui, sto qui davanti alla telecamera e sto dicendo davanti a tutti quanti che i Victorious si sono meritati il terzo posto. Come la mettiamo? Ripensandoci, è un album che spacca letteralmente i culi e lo fa in una maniera che neanche ve lo immaginate. Signori, questo album è un capolavoro, è un capolavoro. Se prendiamo le singole tracce non c'è una canzone sbagliata, non c'è. Praticamente dentro questo album ci sono solo canzoni memorabili e venute bene. Se dovete consigliare una canzone di questo album, potete tranquillamente pescare a caso. La pescate proprio, perché tanto non sbagliate, non sbagliate. Anche questo è un album che è stato onnipresente durante l'anno e dalla sua uscita. Vi dirò di più, ero anche in hype per i singoli che erano usciti, perché fomentavano tantissimo. Come vi ho detto, appunto, non c'è una canzone sbagliata in questo album. Chi critica Victorious per essere troppo trash nei loro testi è perché effettivamente, almeno secondo me, non li ha capiti. Se andiamo a vedere anche i Power Ranger, adesso, se li prendiamo nel contesto di oggi, sono trash. Cambiamo il contesto. Prendiamoli negli anni 90 quando sono usciti. Erano veramente così trash? Probabilmente. Ma se noi vediamo i testi dei Victorious, infatti, sotto un'altra luce, ecco qui che non sono più trash. E riescono a rendere i dinosauri e i ninja epici. Cioè, regà, follia, follia. Io non so se mi sono spiegato, sono riusciti a rendere eroi i dinosauri. Cioè, ve ne accorgerete, fidatevi di me, regà, ve lo giuro. Ve ne accorgerete quando
vi ritroverete a cantare Night of the Nuclear Ninja tipo al secondo ascolto, perché veramente ha un ritornello talmente bello che già dal secondo ascolto non potete farne a meno. La stessa cosa vale per Tyrannosaurus Steel. Il più grande scoglio, a parere mio, è proprio quello dei pregiudizi. Il più grande scoglio è quello, è proprio superare il fattore pregiudizio che abbiamo sui Victorious. Quando voi superate questo scoglio, fidatevi che capirete perché questo album si trova al terzo posto. Se vi lasciate andare, infatti, e non pensate ai testi, che sì, è vero, non hanno senso, ma è proprio questo il punto: non deve avere per forza senso. Ricordate che il power metal è il genere in cui il fantasy regna sovrano. Qui non si parla di fantasy normale, ma di uno sci-fi, fantascienza, e lo si porta ad un livello che non abbiamo mai visto prima. I Victorious hanno avuto le palle di sperimentare una cosa che nessuno ha avuto il coraggio di fare. Gli ha detto benissimo, ed eccoli qui, signori. Sono praticamente sulla vetta della scena power metal, quasi sulla vetta della scena power metal, insomma. Sono tra i gruppi più famosi in questo momento, secondo me. Nulla di questo sarebbe mai accaduto, ovviamente, se non avessero avuto comunque dei musicisti e compositori della Madonna. Ricordiamo che comunque Dream Chaser, album del 2014, Dream Chaser, signori, parlava di fantasy normale, un fantasy appunto classico, e musicalmente spaccava i culi. I Victorious hanno solamente trovato la loro via, che non per forza deve essere quella convenzionale, e grazie appunto a questo anticonformismo si sono fatti strada nel power metal moderno. Secondo posto, signori, qui è stato veramente, veramente difficile. Come al solito, il secondo posto è... il primo e il secondo posto è sempre quello più difficile da dare. Al secondo posto troviamo Voices in the Sky dei Breamer. Raga, voi non ci avete idea. Fino a due settimane fa, fino a un paio di settimane fa, secondo me questo era il miglior album dell'anno. Mi piange il cuore, mi piange veramente il cuore non vederlo al primo posto. Pensate, quando l'allievo supera il maestro, loro sono partiti come cover band degli Enziferum, e guardate adesso dove sono, sotto Napalm Record. Tempo fa chi mi seguiva su Instagram avrà visto come io ho definito queste bestie: astri nascenti del melodic death metal. La Napalm, secondo me, ci ha visto lungo a metterli sotto contratto. Stiamo praticamente al loro quarto album, ma diciamo che sono gli ultimi due che li hanno consacrati e hanno conquistato i nostri cuori. La domanda che mi sto ponendo da quando è uscito questo album è se a Voices in the Sky sia meglio di Wings of Fire. Vi dico la verità, con il tempo ho capito che questa è una domanda a cui non posso rispondere. Fatto sta che questo album è una vera e propria cannonata. La componente sinfonica, è vero, viene tralasciata un pochino, ma viene dato molto spazio a cori epici e a chitarre molto più melodiche. Questo album contiene tracce a dir poco pazzesche. Abbiamo Rift Between Us, che dopo averla ascoltata una volta ti rimane nella testa fino alla morte. È un album completo che piace sin dal primo ascolto, è perfetto per far conoscere il melodic death metal anche ai profani. Una cosa che mi piace moltissimo è la voce di Victor, che ovviamente è sempre stupenda, prepotente, cattiva, ma allo stesso tempo sa essere anche solenne quando serve. Patrick alla batteria è un mitragliere. Sean e John alle chitarre sono riusciti veramente a fare un miracolo in questo album, visto che, come vi ho detto prima, hanno accantonato un pochino la componente sinfonica e non è marcata come Wings of Fire, e ci voleva veramente un miracolo per, non dico fare di meglio, ma comunque sia avere un sound molto simile. Comunque, se questo album avesse avuto, a parere mio, se questo album avesse avuto una componente sinfonica come quella di Wings of Fire, sarebbe stato a mani basse il miglior album del 2022. A mani basse.
Allora, primo posto, e ora venitemi a dire che non è meritato. Sarà scontato come pochi, questo primo posto. Non me ne frega niente, veramente. Non me ne frega niente. Era impossibile, era veramente impossibile fare meglio di Pain Remain dei Lorna Shore. Sarò scontato, ma veramente era impossibile fare di meglio di questo album. Io dico, vi dico proprio, mai e dico mai mi sarei aspettato di mettere un gruppo deathcore nella classifica di quest'anno, di fine anno. Immaginate se avessi mai potuto dire quest'anno il miglior album non black metal è di un gruppo deathcore. Regà, cioè follia, questo album è follia, è completo in tutto e per tutto. Non c'è niente che quest'anno poteva tenere testa a questo cazzo di capolavoro. Ha una componente sinfonica fuori di testa, dei testi da paura. Poi c'è Will, signori, Will, la voce di Will, ma è indescrivibile, signori. Riesce a dare un timbro più acuto o più grave in base a ciò che deve trasmettere. Riesce a passare da un growl pig ad una voce demoniaca così. Ma raga, ma di che stiamo a parlare? Tutte le canzoni riescono poi ad accelerare quando serve e a rallentare. Non avete idea di quanto comunque in questo album si senta l'influenza del black metal, soprattutto nelle orchestrazioni. Signori, sono palesemente orchestrazioni black metal. Infatti è calla che quando non fai black ma prendi ispirazioni riesci ad avere... Vabbè, sarò de parte, però vabbè. Signori, io ve lo sto dicendo da profano del metalcore, questo album è un capolavoro. Questo album è un capolavoro. È un fottutissimo must per gli amanti del genere sinfonico. La mia canzone preferita, se ve lo state chiedendo, è Sun Hater, che ha quella melodia che è impossibile togliersi dalla testa. Ha un testo fenomenale. E poi niente, Pain Remain è l'album che consacra il Lorna Shore nell'Olimpo degli dei, proprio. Per chi poi come me non li conosceva prima, ora è impossibile non conoscerli se si bazzica in quest'ambito. Signori, il video sarà venuto lunghissimo, spero di aver fatto un sunto del 2022 con questa classifica. Ci si becca la settimana prossima con la classifica black metal. Io spero di potercela fare. Vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Grazie per avermi ascoltato. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Se pensate che me lo sia meritato per il tanto lavoro che c'è dietro, lasciate un bel like al video. Fatemi sapere sotto se siete d'accordo o meno con la classifica che ho stilato io. Fatemi sapere se andrete ad ascoltare uno di questi album, se li conoscevate. Insomma, lasciate un bel commento che possa apportare qualcosa a questa community che stiamo creando. Signori, grazie ancora per avermi ascoltato. Ci si becca la settimana prossima. Ciao a tutti.